veramente suggestivo questo pezzo che ci introduce a parlare di un'azienda di Milano che si occupa di di quello che voi in genere scartate, e ha fatto della propria ricchezza proprio gli avanzi, gli scarti, i rifiuti. È un'attività che il suo titolare ha iniziato 30-35 anni fa, e l'ha iniziata come dipendente, come collaboratore di un'azienda che si occupava proprio di valorizzare i rifiuti. Poi vedremo cosa si intende per valorizzazione dei rifiuti, che mi sembra un unico modo possibile per affrontare il futuro. Questo titolare di questa azienda, che vi dico che si chiama Bibeco, della Bibeco, dopo aver lavorato qualche anno come dipendente in un'azienda, ne è diventato prima socio e poi ha aperto la Bibeco, che è un'eccellenza, o se no non sarebbe qua nel suo settore, e che fa soprattutto della ricerca, dell'innovazione, uno dei punti di maggiore cura e di attenzione. È un'azienda che si avvicina ai 100 milioni di euro o di fatturato, ha davanti a sé un percorso di quotazione, e 100 dipendenti, e Bruno Bella è il suo titolare, è qui con noi. Bruno, ci sei? Sì, ci sono, eccomi qua. Ciao Luigi. Ho messo qualcosa? Mi sono dimenticato di qualcosa? No, sei stato bravissimo. Hai usato anche pochissimo la parola rifiuto, quindi sì, sei stato più che bravo. Il rifiuto, perché il rifiuto è la negazione, no? Esatto. Una proposta di matrimonio viene rifiutata, un posto di lavoro viene rifiutato, cioè è sempre associato a qualcosa di negativo. Invece qui, no, qui c'è un altro, è la valorizzazione degli avanzi. Cioè io la parola rifiuto è inappropriata, Luigi, la parola rifiuto, se ci pensi. Esatto, sì, proprio è lo scarto, è l'avanzo. E come, cioè qual è il meccanismo? Intanto abbiamo spiegato la tua carriera, inizi a lavorare presso un'azienda, forse anche casualmente, credo, no? O perché casualmente, piccolina, e da lì diventi il titolare, il capitano di brigata di questa. Divento un socio di un'azienda dove eravamo quattro soci, poi ci dividiamo in modo amorevole, amichevole, ognuno fa la sua strada perché avevamo delle visioni diverse. E c'era già la Bibeco nasce, parlavi di innovazione, nasce da un'idea allora assurda, che era quella di riutilizzare le scorie dei termovalorizzatori, raffinandole, facendo diventare delle sabbie artificiali per fare blocchi in calcestruzzo. E questo nel 2006 ci ha fatto avere un'immagine un po', anzi, ci ha fatto dare, diciamo così, la lampadina gialla degli inventori, no? Ci ha fatto dare questo riconoscimento. E quello è stato il percorso di innovazione, abbiamo sempre cercato... E su quel riconoscimento, diciamo che lo Stato che lo... Via riconosciuto. Il Ministero dell'Ambiente, lo Stato. Voi avete poi fondato la vostra identità di innovatori. Sì, cercando di essere sempre un passo avanti agli altri, cercando di trovare delle soluzioni migliori, di recuperare il massimo dagli quello che per gli altri è uno scarto, per te può essere una materia prima. Se pensi che comunque è tutto un circuito che si chiude, no? L'organico e l'inorganico, è tutto quello che poi un domani si riutilizza per qualcun altro. Quindi è inappropriata la parola rifiuto, perché tu il rapporto prima arrivi e poi lo chiudi, non è che lo rifiuti a priori, quindi non l'hai proprio vissuto, mentre un materiale tu lo utilizzi, quindi quando tu lo utilizzi non l'hai rifiutato, perché chiamarlo rifiutato? Ma lo chiami materiale di scarto. Quindi anche le parole, tu che fai comunicazione in continuo, vedi come cambiano, no? Se tu chiami cosa rifiutata, che brutto, è uno scarto che posso riutilizzare, bellissimo, quello prende tutto un altro valore. Per esempio in Germania, faccio un esempio più assurdo, no? Più estremo, no? Se tu chiami termovalorizzatore, la gente lo dice, termovalorizza. Lo chiami inceneritore, che comunque ha una funzione diversa, la gente si spaventa. È la stessa cosa. Ci metti su un campo da sci e diventa il posto più bello del mondo. Quindi tutto fa nella come comunichi le cose. Noi in questi anni abbiamo anche cercato di insegnare alle persone che sono lontane dal nostro settore, ma che lo vivono, perché indirettamente lo viviamo tutti il settore con un sistema che ti ho comunicato prima, che era quello, ho creato un'app, una piattaforma dove cerchiamo di spiegare alle persone come si dialoga col mondo del settore dei recupero ambientali, del recupero delle materie, del denominato rifiuto, mal nominato rifiuto. Quindi noi abbiamo cercato di fare una comunicazione che sensibilizzasse le persone a capire cos'è veramente il settore ambientale, e l'abbiamo fatto con questa piattaforma che ti dicevo prima.
Questo è il nostro contributo, cercare di stare un po' più avanti, di far capire alle persone in modo semplice, comprensibile, quello che per allora, gli altri mi sembra di capire, una Bruno, che tu hai costruito una identità di brand sulla capacità di innovare, che mi sembra un po' la caratteristica in un settore, quello dei... quello diciamo dei rifiuti, li chiamiamo rifiuti perché ormai siamo abituati, sì, ma no, ma più che altro del suo riciclaggio, del riutilizzo, perché insomma qui non si tratta di compostare dei rifiuti e tenerli lì o bruciarli, ma mi sembra che la tua capacità di innovazione si orienti sull'idea di come rendere o riconsegnare al ciclo produttivo ciò che tu ricevi come rifiuto. Guarda, l'ultima che abbiamo, io dico io, ma il mio gruppo, quindi c'è dietro un bel po' di staff che si dà da fare, che contribuisce, tutti insieme contribuiamo a fare questi progetti. L'ultimo progetto importante che abbiamo fatto è un impianto su Saronno, per farti un esempio, dove dai rifiuti industriali, quindi fanghi industriali di processo, estraiamo tutta la parte contaminata e andiamo a utilizzare come biogas soltanto quello che estraiamo, facendo tornare la massa inerte. Quindi immaginati, meno materiale in giro, abbiamo recuperato la parte energetica, torna adesso una sabbia naturale. Quindi tutto quello che prima rompeva una volgarmente chiamata discarica, oggi ritorna a essere una sabbia, ritorna a essere un materiale che si riutilizza. Questa è la mentalità con cui bisogna approcciare il settore ambientale, anche industriale, perché non c'è soltanto la pattumiera. Io ricordo a chi poi lo vive veramente da lontano che i processi industriali sono molto importanti, produciamo 160 milioni di tonnellate all'anno di rifiuti tra industriali e urbani in Italia, quindi sono tante problematiche, tante cose da risolvere. Devo dire che è una prateria, c'è ancora molto da inventare e questo lo rende un settore per noi affascinante. Sembrerà pazzesco dirlo, ma per noi che lo viviamo è un settore affascinante, pieno di cose nuove che cadono tutti i giorni. Bene, parliamo di comunicazione. Come comunica un'azienda come la tua, al di là della app? Allora, noi abbiamo tutta una piattaforma dove ci può contattare via mail, dove le aziende che hanno problemi di guardia natura, di come finalizzare il loro processo, e poi abbiamo tutto un percorso di persone che, diciamo così, sono capillarmente distribuite sul territorio, anche in Europa, per contattare l'azienda. La cosa più facile che abbiamo fatto è il Share Manager, che è la piattaforma dove in realtà aiutiamo anche i nostri colleghi, dove chi ha bisogno di qualcosa non deve fare centinaia di chilometri, ma trova magari vicino a sé la soluzione più facile, no? Trova l'impianto più adeguato. E l'abbiamo fatto proprio perché noi riteniamo che il nostro settore sia, anzi, riteniamo, dovremmo ragionare tutti così, è una risorsa per tutta la gente, quindi non deve essere soltanto un fatto di lucro, ma come il Share Manager, per esempio, non è a scopo di lucro, è gratuito, lo può usare chiunque e si amplia in continuazione perché lo utilizzano in tanti, quello è il senso. Quindi in realtà non abbiamo bisogno di spingerci, ma ci arriva il lavoro sempre. Sì, certo. E questa è la vecchia, tu che ti occupi di innovazione, la comunicazione oggi lavora sul brand più che su l'advertising. Il fine è il posizionamento, non la vendita del prodotto. È per questo che sono sicuro che l'approccio tuo è sofisticato, o quando mi dici che utilizzi un'app per affrontare, diciamo, il mondo in modo pedagogico, cercando di fare lezione, cercando di fare storie. Questo mi sembra interessante. Internamente, insomma, 100 dipendenti, 100 collaboratori cominciano a essere un piccolo esercito. Come si gestiscono i rapporti con i collaboratori in una dimensione, diciamo, che comincia a iniziare a essere, diciamo, una bella PMI? Allora, diciamo che a livello operativo si sono create delle scalette interne, delle scatole tra di loro che comunque si autogestiscono con anzianità e competenza, no? Quindi ognuno ha il suo riferimento. Poi in realtà tutti insieme ci incontriamo due volte all'anno, anche di più se riusciamo, perché facendo una festa estiva e una festa invernale, dove ci si incontra, si mangia insieme. In estate, quando ero più giovane, io partecipavo alla partita di calcetto, adesso non riesco più perché le nuove leve mi sotterrano in poco tempo. Creiamo anche dei momenti di convivenza, cioè dove io personalmente li conosco tutti e mi sono sempre promesso che questa cosa non venisse mai meno, cioè il fatto che io con ognuno di loro ho del tempo da dedicare e parlare, anche perché gratifica me e aiuta la struttura. Quindi anche se diventeremo 500, cercherò di incontrarli sempre tutti.
Devo dire che quando dai una missione e quando si entra in Viveco nella nostra struttura, la gente si innamora di un progetto e quindi tutto quanto funziona abbastanza molto bene, devo dire, abbastanza molto bene. Raccontami, una grande famiglia. Ecco, una grande lo schema italiano. Raccontami, esatto, diciamo, dell'episodio professionale che ricordi quando ti devi dare forza davanti a una difficoltà. Guarda, io la cosa che mi lascia sempre, noi facendo innovazione, vi lascio immaginare che non è che la ciambella col buco viene in un attimo, no? Si affrontano dei problemi, a volte ti arrendi, a volte ti senti, dici no, ho sbagliato il percorso, ho buttato via risorse e tempo. Beh, devo dire che quello che succede da noi è che se uno si anche io stesso, non è che il titolare per forza è quello che ha più forza di tutte, beh, ci si fa forza uno con l'altro, ci si fa squadra, e questo succede tutti i giorni, cioè non è solo un episodio, continuamente. Se uno ha un down perché dice non riesco ad arrivare in quella parte, non riesco a fare questa cosa, c'è sempre qualcuno che moralmente, che è la parte più importante, è pronto ad allungarti una mano e a tirarti su. Quindi non ti saprei dire un episodio, te ne potrei dire un milione, ma tutti insieme fanno quello che ti ho appena raccontato, cioè una forza in continuo. Abbiamo, ci diamo un aiuto tutti. Abbiamo in collegamento Fabio Carosi da Roma, che è il responsabile della sede romana di Affari Italiani, che in questo settore se ne è spesso occupato anche come giornalista, giusto? Sì. Non so se per fortuna o come dire, come gioia. È fattuale. Hai una domanda, sì, per Bruno Bella? Assolutamente sì. Se il termovalorizzatore di Roma, che sarà uno dei più grandi d'Italia, perlomeno quello che il costruendo da in questo momento con le carte, potrà essere di interesse per imprese che fanno questo tipo di attività, che secondo me è geniale, apro una parentesi, cercherò di essere velocissimo, grazie per aver fatto economia reale invece che finanza, perché poi in questo paese qualcuno lo deve lavorare, eh? Non è che possono fare tutti gli intermediari. Quindi volevo chiedere appunto se... sì, perché come dire, ormai aprono tutte solo pizzerie, ma i pizzaioli non li vuol fare più nessuno. Questo è un altro problema. E chiedevo se questo impianto, che è un impianto di notevole importanza, stiamo parlando di 600-700 mila tonnellate l'anno di rifiuti trattati, potrà diventare di interesse ed evitare che magari Roma vada a continuare a portare roba all'estero, così come accade con l'RSU adesso e potrebbe accadere dopo anche con gli scarti di lavorazione. Vai Bruno. Allora Fabio, posso darti del tuo? Assolutamente sì, anche perché io sono un ex monnezzaro, come si dice a Roma. E quindi, allora, se tu saprai benissimo che abbiamo navi che partono nord Europa, noi stessi abbiamo vinto per 7 anni di seguito la gara della Campania, che portiamo le ecoballe al nord dell'Europa, no? Che fanno energia. Io mi chiedo, no? E mi domando, ma anche a livello logico, lasciando stare chi fa facile politica, quindi va a cercare facili consensi, non al termovalorizzatore perché sai che hai spaventato le persone, non gli hai comunicato la verità, come puoi pensare che un termovalorizzatore non sia una risorsa geniale in questo momento con le tecnologie che abbiamo oggi, con tutto quello che può verificare le emissioni? Poi sicuramente, se noi ci fermiamo un attimo a ragionare, quando c'è stato il lockdown e guardavamo fuori dalle finestre, cosa si era fermato che ha cambiato tanto? Non la produzione, perché abbiamo tutti mangiato, abbiamo tutti consumato, si era fermata la logistica. Quindi vuol dire che se tu vuoi dare un senso alla parte ambientale di questo mondo, è per rallentare la logistica. Quindi lo spostamento di materie deve essere ridotto il più possibile. Se Roma produce i suoi materiali, Roma se li deve autogestire, come fa la Lombardia. Deve fare lo stesso deve fare Roma. Quindi il termovalorizzatore è naturalmente una tecnologia oggi, forse tra 50 anni ci saranno altre tecnologie innovativa, e poi quella che c'è adesso, voglio dire, io capisco negli anni 80 che erano ancora delle alchimie quelle che si stavano facendo sulle ciminiere. Oggi c'è una tecnologia che è pazzesca, verifica il PM addirittura sulla, io posso dirlo perché l'ho verificato sui miei impianti, addirittura dopo una combustione le polveri fine che ci sono uscite del camion sono meno di quelle che ci sono nell'aria in giro, quindi voglio dire nell'ambiente presente intorno. Voglio dire, la tecnologia è super sicura. Bisogna smettere di fare cosa, Fabio? Di fare facile consenso politico. No a quello, no alle discariche. Sapete in Germania come hanno fatto a smettere di avere questo approccio? No a casa mia, cioè no alla discarica, chiamandoli ripristini ambientali.
perché se poi uno va a vedere quelle, tra virgolette, parole demonizzate come discariche, va a vedere i più grandi parchi a Monaco, fatti sopra l'utilizzo di materiali di scarto chiamati rifiuti, sono dei parchi stupendi. Quindi è una discarica, è un parco, è una riqualificazione o un luogo di degrado? Però cosa abbiamo fatto qua in Italia? Sceleratamente abbiamo usato il facile consenso, cioè diciamo così, lo spaventare le persone per portare a casa i voti. Questo è quello che è successo da noi. Perché in Nord Europa sono pieni di transatori, pieni di ripristini ambientali, da ancora noi qualche grande discarica, e sono tutti felici e contenti. E noi facciamo una figura barbina. Questo. Se tu sei stato un monetario, sai benissimo di cosa sto dicendo. Fine della mia. mi sembra un dialogo tra competenti, direi. È stato una bellissima corsa, un cambio di passo interessantissimo, un'emozione che si sovrappone dopo un'altra emozione. Quello che mi colpisce è l'entusiasmo che Bruno ha nella sua voce, nel modo in cui si pone. E l'entusiasmo a volte è una benzina che non produce mai rifiuti. Produce energia. Bene, Bruno Bella della Vimeco. Vimeco, Gigi, quella di Verona. È un classico, io con i nomi. Non ti preoccupare. Ma che ci teniamo, solo quello. No, ho visto anche un bellissimo marchio, una via elaborata nelle varie forme. Bene, ti ringrazio e ti saluto.